Buongiorno a tutti, Iron Elite chiama Pianeta Terra, qui il dottor Gabriele Stefanelli, al mio fianco, felice per aver appena terminato la sua consueta dose di zuppa di pipistrello, il dottor Tommaso Pratesi. Ciao ragazzi. E accanto a me, oggi special guest, la nostra Iron Vanessa per gli amici Vanejomb. Ciao a tutti. Allora, oggi ci soffermeremo ed andremo ad analizzare l'hip thrust, uno degli esercizi più celebri in assoluto per quanto riguarda l'allenamento del gluteo. L'hip thrust un tempo lo si chiamava ponte e non si lo filava nessuno. Poi è arrivato Contreras, un bel giorno gli ha dato un nome figo e di colpo è diventato uno degli esercizi più praticati in tutto il mondo per quanto riguarda l'allenamento del gluteo. Qualcuno lo considera addirittura più importante di squat e di stacco, qualcuno lo considera un esercizio inutile. Io credo che la verità stia nel mezzo. Nel video successivo andremo a vedere i perché e i per come. Riassumendo, i punti fondamentali dell'hip thrust sono tre. Prima di tutto bisogna stabilizzare bene con il core in modo da mantenere gli angoli della colonna invariati. Successivamente è importante che quando l'anca è stesa il ginocchio sia perfettamente perpendicolare al terreno. E infine è molto importante dare la corretta enfasi nella fase concentrica dell'alzata. Andiamo adesso a vedere l'esercizio hip thrust nella pratica. Tommaso dirà per sommi capi quelli che sono i punti fondamentali per piazzarsi bene nell'esecuzione di questo esercizio. Partiamo dal presupposto che non si può prescindere da quello che Tommaso dirà, perché il settarsi in maniera corretta in un esercizio conta molto più di quanto voi pensiate. È un qualcosa di assolutamente imprescindibile. Se non si fa questo, perdiamo tantissimo di quello che poi sarà l'output, ovvero la tensione che andremo a generare sul muscolo target, in questo caso il gluteo. Esatto, come diceva Gabriele, il setup in tutti gli esercizi è veramente una cosa fondamentale, quindi cercate di memorizzare bene questi passaggi e di rimetterli in pratica quando andate a farlo per conto vostro. Allora, prima di tutto ci posizioniamo appoggiando la base della scapola sul pad o sulla panca in base a quello che avete voi. Poi cercate di portare il mento verso il pettorale in modo da retterinizzare la colonna a livello della cervicale. Con l'omero spingiamo contro il pad o la panca per avere maggiore stabilità. I piedi sono circa questa larghezza qui, con le punte aperte di circa 20 gradi. Ed è importante che in posizione eretta il ginocchio sia ben in linea con il tallone. È molto importante, questa forse è la cosa più fondamentale, che il core sia estremamente stabile in modo che durante l'alzata non ci sia una variazione dell'angolo della colonna, ma che il movimento sia fatto esclusivamente come flessione ed estensione d'anca. Quindi puoi venire su. Allora, andiamo adesso ragazzi a vedere 3-4 ripetizioni di questo esercizio eseguito correttamente. Come vedete, il corpo di Vanessa, dal suo busto alle sue gambe, forma una linea retta. Quando fate questo esercizio dovete immaginare che queste due rette tramite l'anca vadano ad avvicinarsi, quest'angolo si vada a ridurre. Non ci devono essere altri movimenti, non ci deve essere movimento a livello della colonna, ci deve essere meno movimento possibile a livello del ginocchio. Vediamo adesso l'esecuzione corretta. Vai Vanessa. 1, 2, 3 e 4. Appoggia pure a terra. Una cosa molto importante, dato che in questo esercizio noi andiamo a enfatizzare la posizione di contrazione all'interno di quello che è il ramo articolare del gluteo, cosa questa che rende l'hip thrust il complementare ideale per squat o stacchi dove il gluteo lavora all'allungamento, è cercare di massimizzare questa posizione, quella di contrazione, che solitamente è quella più difficile da mantenere per il nostro sistema neuromuscolare. È una cosa dove cadono un po' tutti. Per cui è importantissimo immaginare, mentre si sale, dopo aver iniziato il movimento già con una contrazione del gluteo, che l'ombelico spinga verso il basso e la zona delle pelvi spinga inizialmente verso l'alto, per poi nella parte finale del movimento immaginare che questa si avvicini al ginocchio. Questo creerà una contrazione fortissima. Provate a mettere insieme questi tre punti e fateci pratica sopra. Adesso andremo a vedere uno degli errori più frequenti che si fa in questo esercizio, una cosa che va assolutamente evitata perché permette di caricare molto di più ma toglie moltissima tensione al gluteo. E questo errore consiste nel
partire, far partire il movimento in eccentrica, ovvero nella fase in cui si discende, con un movimento della colonna in estensione. Questo, sebbene possa dare una sensazione comunque di lavoro sul gluteo, toglie stabilità alle pelvi e ovviamente, se lo scopo di questo esercizio è massimizzare la contrazione, ovvero il momento in cui origine e inserzione si avvicinano, questo va totalmente contro il nostro scopo. Adesso Vanessa, ad uso di chi vede, ci farà vedere questo esercizio che, credetemi, è veramente molto frequente nelle palestre. Qui lei parte, come vedete, iperestende la colonna e risale. Come vedete, vedete che quel discorso riguardante il fatto che il busto è una linea retta qui viene meno, perché non c'è un movimento solo dell'articolazione dell'anca come dovrebbe essere, ma si muove anche l'articolazione della colonna vertebrale, che invece deve stare dritta in questo esercizio. Ancora una sbagliata in modo che tutti possano vedere bene. Ok, molto bene. Fammi le due corrette, Vanessa, per vedere la differenza. Vedete qui la schiena è dritta, resta dritta. Ok, perfetto. Fammi un'altra. Molto bene. Allora, un altro input che mi sento di dare, molto molto importante, soprattutto per chi in questo esercizio ha veramente, nonostante tutti gli accorgimenti del caso, la sensazione di lavorare il quadricipite, è di ridurre ulteriormente il ROM e di cercare di fare sì che il movimento sia tutto a carico dell'anca, per cui cerchiamo più possibile di escludere l'articolazione del ginocchio, perché ovviamente se c'è una flesso estensione del ginocchio saranno altri muscoli che entreranno in gioco, per cui noi ci piazziamo su con il bilanciere e diciamo alla persona di fare il movimento solamente fino a quando il ginocchio rimane in linea con la caviglia, per cui lei parte sempre con una flessione solo d'anca, vai Vanessa, su, stop e risale. Ok, come vedete il ginocchio resta in linea, stop e risale. Il ROM è molto breve, enfatizziamo tantissimo la contrazione, tieni bene, su, cerca di non muovere il ginocchio, su. In questo caso, poggia pure, diventa interessante tenere magari una pausa in contrazione, 3-4 secondi, diventa molto utile per migliorare la capacità del nostro sistema neuromuscolare di mantenere questa posizione per lui molto complessa. Per cui, queste sono le cose che vi dovete portare a casa da questo video didattico su Hip Thrust. Cercate di metterle in pratica e fateci sapere cosa ne pensate. Bene, quindi siccome sono bravi tutti a far vedere la tecnica con 30 kg, mettiamo su un po' di dischi e vediamo che cosa succede. Abbiamo caricato adesso 70 kg sul bilanciere e vediamo un pochino come va l'esecuzione. No, stabilizzati bene, ok. Tieni duro l'addome, cerca di controllare, vai, scendi finché riesci a mantenere la curva. Ok, buono. Cerca, ok, ancora, stabilizza bene e spingo contro il piede. Lì, 5, 6, 7, sali un po' più lenta, 8, ok, ora inizia a contrarre il gluteo, su, 9, fammi l'ultima, si tiene 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, e appoggio. Ok ragazzi, come vedete, quando poi si carica un po' di peso sul bilanciere, le cose cambiano. Lei è stata molto brava perché ha saputo adattare bene questo movimento sulla sua struttura fisica. Lei ha una iperlordosi molto marcata, di conseguenza fatica un po' a trovare la massima contrazione sul gluteo. Per cui cosa ha fatto? Ha accorciato un pochino il ROM. Ha accorciato un pochino il ROM sia per far sì che il movimento fosse tutto a carico dell'anca e nella parte finale del movimento, su consiglio di quello che gli ha detto Tommaso, ha indugiato un po' nella parte in contrazione. Quei 5-10 secondi finali di contrazione vi consiglio di utilizzarli in ogni serie che fate di thrust, perché servono, come ho detto in precedenza, veramente a educarvi a tenere la posizione di contrazione, che è molto difficile, è molto dispendioso, cioè il corpo cerca di scappare in tutti i modi da qualcosa che per lui è dispendioso e gli fa sprecare energia. Per cui, in questo senso, al termine di una serie, inserire 5-10 secondi di isometria è veramente molto molto utile. Un'altra cosa che possiamo notare è la difficoltà che aveva un po' Vanessa a gestire la zona del corno. Questa è molto molto frequente come cosa nelle donne. Non a caso spesso una cosa che vi consiglio di fare se avete difficoltà ad avere un'esecuzione giusta nell'hip thrust, cioè la schiena tende a muoversi durante il movimento, è fare un buon lavoro anche di attivazione per il core prima di passare al lavoro di gluteo, perché ricordatevi sempre, i muscoli addominali, il core, stabilizzando la zona pelvica, permettono al gluteo di avere una contrazione molto molto più efficiente. Bene ragazzi, ma soprattutto ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto.
provate a fare quello che vi abbiamo consigliato, lasciateci un commento dicendoci quali sono i vostri feedback e anche per oggi è tutto, vi salutiamo. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao.